Amici di Sport Magazine, inizia la corsa in vista di Juventus Cagliari. Sono ben 12 giocatori del Cagliari impegnati con le loro rispettive nazionali. Oggi è fissata la ripresa degli allenamenti. La vittoria contro la Sampdoria ha permesso ad Eusebio Di Francesco di concedere 2 giorni di riposo a tutta la troupe. Ma da oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti ad Assemini in vista della gara contro la Juventus. Anche se mancheranno quasi 2 settimane all'impegno contro i campioni d'Italia, il Cagliari inizia a preparare la trasferta all'Allianz Stadium, in programma sabato 21 novembre alle 20:45. Da monitorare i recuperi di Lovombo e Simone Pinna e le condizioni di Pereiro e Cepitelli. Adesso andiamo ad analizzare quali sono stati i trascorsi tra Juventus e Cagliari. Il primo match tra rossoblù e bianconeri risale alla stagione 64-65. Vinse allora il Cagliari per 1-0 grazie al gol di un giovanissimo Gigi Riva. Il Cagliari si ripetò poi l'anno successivo imponendosi per 2-1 con reti di Visentin e Rizzo per i padroni di casa e Traspedini per gli ospiti. Altro successo per 2-0 si registrò per il Cagliari nel campionato 67-68, reti allora di Greatti e Rizzo. E arriviamo al 9 marzo del 1969, dove giunse la prima vittoria juventina all'Amsicola per 1-0. Autore della rete decisivo fu Pietro Anastasi. L'anno dello scudetto, così come quello successivo, padroni di casa e ospiti si spartirono la posta in palio, pareggiando per 1-1. Gol di Domenghini per il suo blu e di Antonello Cucurello per i bianconeri. Il Cagliari si impose ancora per 2-1 nella stagione 71-72. Gol del solito Domenghini per il vantaggio, pareggio di Roberto Bettega e rete decisiva di Bobo Gori. L'anno successivo fu invece vittoria bianconera. Match winner fu José Altafini, che profittò di un clamoroso errore di Comunardo Nicolau. Ancora Cagliari nel marzo 1980 vinse per 2-1 con reti di Selvaggi e Bellini, che rimontarono il vantaggio di Roberto Bettega. Dopodiché, tra sconfitte, pareggi e tanta serie cadetta, i rossoblù tornarono al successo il 22 gennaio del 1995, ottenendo tra l'altro una larga vittoria con un sonoro 3-0, che vide come marcatori Lulu Oliveira su rigore, Deli Valdés e Roberto Muzzi. Dopo 2 pareggi, entrambi senza reti, il Cagliari sconfisse la Juventus per 1-0 nella stagione 98-99 con reti di Beretta. Nel corso dell'ultimo decennio, quindi stiamo parlando dal 2000 al 2010, il Cagliari riuscì a vincere una sola volta, il 29 novembre del 2009. Nenè fece urlare gli oltre 20.000 presenti allo stadio Sant'Elia con un missile terra-aria che si insaccò all'incrocio. Il raddoppio venne poi firmato da un giovane Matri dopo un dribbling umiliante al campione del mondo Fabio Cannavaro. Si ricordano con piacere anche i 2 pareggi, entrambi per 1-1, il primo nel 2004-2005, costretto ad inseguire dopo il vantaggio del bianconero Emerson, il Cagliari riuscì a trovare il pareggio quasi allo scadere. In un cross di Brambilla, un piccolo gigante in mezzo all'area volò in cielo, più in alto di Zebina e Turam, indirizzò il pallone laddove Gigi Buffon non poteva arrivare e insaccò. Era un certo Gianfranco Zola, che fece esplodere di gioia il pubblico allo stadio e a casa. Il attende poi il suggerimento, Zola di testa, Gianfranco Zola di testa, 1-1.
Il secondo anno successivo firmò il vantaggio invece da Di Suazo su rigore. Poi un super Chimenti parò un rigore ad Alex Del Piero, ma Cannavaro allo scadere siglò la rete del pareggio per arrivare sino all'ultima gara giocata nel periodo post-Covid, il 27 luglio, che ha visto vincere il rossoblù contro gli ormai campioni d'Italia per 2-0, con reti del giovane Gagliano e allo scadere di Simeone. Bene, adesso andiamo ad analizzare e a fare un'analisi tecnica, tattica di come potrebbero giocare le due squadre in vista del match del 21 novembre. Per la Juventus, sulla carta, la partenza potrebbe essere a 4, ma molto dipenderà anche dallo schieramento del Cagliari e dalle condizioni dei centrali difensivi, oltre che alla disponibilità dei suoi attaccanti. Senza De Ligt dovrebbe iniziare col 4-3-3, ma fluide con l'imperativo del green pressing, la pressione alta, che piace molto a Pirlo. Una volta perso il pallone, l'obbligo è quello di riprenderlo il prima possibile in ogni zona del campo. Un'altra variante tattica potrebbe essere la difesa a 3, per impostare con uno dei due terzini che va a fare il primo a destra o il terzo a sinistra, o quattro in fase difensiva, coi cursori che si abbassano sulla linea dei centrali. Davanti dipenderà dalla disponibilità di Ronaldo e Morata insieme, potrebbe essere una certa probabilità. Senza dubbio Cristiano Ronaldo sarà il centro gravitazionale dell'attacco. Poi occhio ad Arthur, il brasiliano guiderà il pressing e la manovra di rottura a partire dall'area avversaria. Menzioni anche per i terzini al netto di forma in questo momento. Pirlo li sceglierà in base alla formazione poi che deciderà di Francesco. Saranno loro a far ruotare continuamente lo schema dai 3 ai 4 dietro. Se però andiamo ad analizzare proprio l'ultima prestazione della Juventus contro la Lazio, ci suggerisce nel dire che la Juve di Pirlo attacca in ripartenza, ma spreca troppo. Pirlo si concentra sull'importanza che la riaggressione che ha nel calcio moderno. Lui vuole una Juve che pressi in avanti e recuperi palla non appena persa, un qualcosa che non stiamo rodendo con costanza nelle ultime gare. Nel match contro la Lazio, per esempio, i bianconeri hanno disputato una partita dal baricentro piuttosto basso. I tentativi di pressing alto hanno portato assolutamente pochi frutti. I biancocelesti riuscivano a trovare sempre l'uomo libero alle spalle della linea di pressione, trovando poi gli spazi per poter aggredire. Quindi si è vista una Juve che si è difesa bassa per larghe fasi di tutta la partita. Sicuramente mister Di Francesco avrà più volte realizzato e rivisto la gara contro la Lazio e già starà studiando come affrontare i campioni d'Italia. Lasciamo la Juventus e passiamo al Cagliari. Andiamo ad analizzare il Cagliari di Francesco. Dopo un iniziale modulo 4-3-3 che l'avrebbe portato a sbattere contro un muro, si ripresenterà anche in vista della gara di Torino contro la Juve con un 4-2-3-1. Forse si è trovata finalmente la quadratura del cerchio. Innanzitutto João Pedro dietro la punta, quindi vicino alla porta, dove si muoveva in quella posizione anche già l'anno scorso. In più si possono sfruttare anche le sue qualità di rifinitore. Un'altra nota positiva si è registrata sulle fasce, in particolar modo su quella destra, con il duo Nandez-Zappa. L'ala che si accentra per liberare lo spazio al terzino, che si sovrappone per poi cercare il fondo e appoggiarsi sull'interno, con Joao e Simeone che tagliano al centro per liberare a loro volta i varchi per gli inserimenti di Nandez.
in fase di non possesso poi diventa un 4-4-1-1 con i tre centrocampisti offensivi che si abbassano, quindi con una copertura più importante. L'unico neo è il rischio di scoprirsi a eventuali contropiedi con solo due mediani a difendere. Inoltre i due davanti alla difesa si completano perché c'è un play che si abbassa, Marin, e un incursore, ovvero Rog. Poi c'è l'aspetto del pressing, quando gli avversari impostano dalla retroguardia, le ali accorciano sui terzini, mentre la punta pressa il portatore di palla e il trequartista chiude la linea di passaggio per chi viene a ricevere lo scarico. Il 4-2-3-1 è un modo duttile che si poggia sul peso del centravanti e si adatta alle sue caratteristiche. Con Simeone si cerca la profondità e la verticalizzazione improvvisa, il filtrante che spezza in due la difesa. Sabato 21, anticipo dell'ottava giornata alle 20.45. Il Cagliari affronta la Juventus, il distacco in classifica questa volta è di solo 3 punti. La Juve arriva dal pareggio esterno di Roma con la Lazio, che ha lasciato ancora l'amaro in bocca per il gol del pareggio arrivato al 94esimo. Il Cagliari invece arriva dalla vittoria casalinga con la Sampdoria per 2-0, consapevoli che sarà tutt'altro che facile affrontare i campioni d'Italia. Il Cagliari, ne siamo sicuri, che si preparerà per la trasferta di Torino nel migliore dei modi, per portare a casa, oltre che una bella prestazione, un risultato positivo che permetta di far continuare a sognare per il buon proseguo del campionato.